Il timore di non essere perfetti e adeguati alle situazioni è un chiodo fisso? Si chiama ansia o stress da prestazione. E colpisce oltre il 50% degli italiani, con punte oltre il 70% tra gli adolescenti. Ne soffrono sia uomini che donne. E come facciamo a superarla? Ho già l'ansia. Tranquilla, ecco 5 facili trucchetti per ridurre l'ansia da prestazione e vivere con più serenità le sfide di ogni giorno. Ora una precisazione. Se voi o un vostro caro soffrite di questi disturbi in modo invalidante, è meglio cercare l'aiuto di un esperto. Con la salute non si scherza. E adesso ecco 5 trucchetti che possiamo usare tutti contro ansia e stress da prestazione. 1. Farsi domande. Quando siamo attanagliati da pensieri negativi e ansia, facciamoci semplici domande. Perché penso questo? Perché dovrebbe per forza andare male e non bene? A chi posso parlare o chiedere aiuto per superare questa sfida? Così possiamo rallentare il flusso dei pensieri negativi e ristabilire il controllo. E a proposito di rallentare, 2. Respirare lentamente e profondamente. Il respiro è il metodo più naturale, veloce e efficace per calmare la mente e placare l'ansia. 3. Mangiare sano. Secondo la naturopatia spesso ansia e stress vengono peggiorati dalla mancanza di nutrienti fondamentali come omega 3, vitamine, minerali e antiossidanti. Per fare uno snack veloce e super nutriente con i superfood potete guardare questo video. 4. Meditazione. Fare meditazione regolarmente è un allenamento efficace per controllare la mente quando ci fa lo sgambetto. 5. Ridere. <ride> la risata è un tocca sana per la salute. Tenete nello smartphone dei video o delle foto divertenti e guardatele quando vi sentite sopraffatti. Starete subito meglio. In questa società competitiva, basata sull'apparenza, siamo sempre tutti sotto pressione. Aiutiamoci a ricordare il potere personale che... Tutti abbiamo dentro. Potete farlo con la mia playlist di crescita personale che trovate in descrizione. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!